Possiamo cominciare. Buonasera a tutti, un cordiale benvenuto. Prima a nome della Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura dei Padri della Pace dell'Università Cattolica. Prima di iniziare mi dicono che devo dare avviso del prossimo incontro con la lettura dell'Addio Gneto con l'attrice Viola Costa e l'introduzione del professor Pizzolato, e sarà lunedì 21 maggio alle 20.45, sempre qui alla Sala Bevilacqua della Pace. Grazie. Allora, l'incontro di questa sera si pone in continuità con l'ispirazione originaria della nostra cooperativa. Dare voce a quanti hanno dato testimonianza di libertà intellettuale e hanno dovuto pagare personalmente per restare fedeli alla loro coscienza. 30 anni fa fu di fronte alla dittatura dei regimi comunisti dell'Est. Oggi è di fronte alla minaccia dell'islamismo radicale. La continuità è anche nel metodo che vogliamo fare nostro, quello della cultura, dell'approfondimento critico e della conoscenza, rifuggendo pertanto ogni stereotipo. Nel nostro immaginario, il musulmano rappresenta l'altro per definizione. È bastato il 1989 perché cominciassimo ad accorgercene di nuovo. L'Islam si è imposto come il grande enigma da sciogliere. Gli attentati terroristici succedutisi nell'ultimo decennio del secolo XX e culminati con l'attacco alle due torri da parte di Al-Qaeda nel 2001 hanno fatto sì che in Occidente l'Islam venga associato per lo più a brutalità e morte. Eppure l'Islam globale non esiste, è una semplificazione, anzi è una semplificazione che è proprio voluta dal radicalismo, è quasi una sua vittoria. Ora, una delle vie di accesso alla comprensione dell'Islam è quella di porsi in ascolto dei testimoni più alti della coscienza religiosa musulmana. Il professor Nasr Abu Zaid è un intellettuale egiziano tra i più raffinati ed è di questa pasta. Voce critica, che spinge cioè all'estremo l'istanza propria della ragione critica e ad un tempo profondamente spirituale. Uomo che sa coniugare un profondo afflato religioso con uno sguardo affilato, degno del migliore Montesquieu. Uno dei testimoni della forza morale necessaria per fare fronte, e in ogni latitudine, alla rinascente avversione che il potere, l'uso strumentale della religione e anche la sciatteria nel pensare oppongono a quanti sono attenti piuttosto a quella che Henri Bergson e con lui padre Giulio Bevilacqua e da ultimo anche il nostro carissimo Matteo Perrini definisce la religione dinamica. Islamologo studioso di religioni e modernità, di diritti umani e civili e di fondamentalismi, diventa noto anche in Occidente quando nel 1995 gli è mossa l'accusa di apostasia e gli viene imposto il divorzio dalla moglie, che di fatto costringe entrambi a trovare asilo in Olanda. Il percorso culturale e religioso da lui compiuto è narrato nel volume Una vita con l'Islam, pubblicato dal Mulino nel 2004, che permette di cogliere appunto la stretta solidarietà tra vita e idee che segna la sua esperienza. Vi espone pure i principali punti del suo pensiero, aprendo il lettore alla cultura islamica, ai suoi travagli attuali, al confronto con la democrazia, ai rapporti tra religione e politica, al fondamentalismo dei fratelli musulmani, alle infiltrazioni di correnti radicali dall'Arabia Saudita e dal Kuwait, e anche alla corruzione della classe politica egiziana. È un'esperienza, quella di questo mite e indomito professore, alla quale chi conosce il gusto della ricerca e dello studio, ma pure la passione per le proprie idee e per il confronto critico su di esse,
l'umiltà di riconoscere quanto altri studiosi, magari appartenenti ad aree culturali differenti dalla nostra, ci possono essere d'aiuto per comprendere ciò che più sentiamo nostro. E da questa esperienza chi legge il libro non può non appassionarsene. Il professor Paolo Branca, che è il nostro ospite stasera e che è uno dei nostri islamologi più colti e sensibili, nell'introduzione al volume lo definisce il diario di un'anima, che testimonia la profondità del suo radicamento nella propria cultura di origine, unita a un non comune rigore morale e intellettuale. Ecco, vengo a presentare brevemente il professor Paolo Branca. Il professor Paolo Branca si è laureato in lingua e letteratura araba alla Facoltà di Lingue Orientali dell'Università degli Studi di Venezia, Ca' Foscari, nel marzo dell'82, con una tesi su aspetti del modernismo musulmano degli anni 50, in un'opera di Khalid Muhammad Khalid, elaborata al Cairo nell'autunno del 1981, comprendente la traduzione di uno dei libri dell'autore e un'intervista allo stesso autore. Nella primavera del 1984, con una borsa di studio del governo egiziano, ha condotto al Cairo una serie di ricerche, raccogliendo materiale sul pensiero arabo contemporaneo. È stato relatore in numerosi incontri e seminari di studio sull'Islam presso varie istituzioni, tra le quali la Pontificia Università Urbaniana, l'Institut du Monde Arabe di Parigi, l'Accademia della Guardia di Finanza ma di Bergamo, il Centro di Alti Studi per la Difesa di Roma, l'Università di Lausanne, l'Università di Pisa, di Firenze, di Venezia e l'Università del Cairo. In tali occasioni, accanto ai temi classici dell'islamologia, ha trattato in particolare le problematiche del rapporto Islam-mondo moderno, con speciale riferimento ai fenomeni del fondamentalismo e del riformismo musulmani. Ricordo le sue opere più importanti, pubblicate soprattutto dal Mulino, che sono il Corano, i musulmani e il bellissimo saggio Moschee inquiete, tradizionalisti, innovatori, fondamentalisti nella cultura islamica. E poi il corposo volume di Introduzione all'Islam, pubblicato dalla Edizioni San Paolo di Cinisello Balsamo. E io lo voglio ringraziare in particolar modo perché è stato lui il tramite che ci ha permesso di accedere al professor Abu Said, si è veramente reso molto disponibile, ci ha agevolato in tutti i modi e lo ringrazio. Gli cedo anche la parola. Grazie. Brevissimamente, io desidero ringraziare gli organizzatori di questa serata perché mi hanno consentito innanzitutto di rivedere un amico e un maestro come il professor Abu Said e desidero sottolineare che siamo dei privilegiati questa sera ad avere una voce come la sua in un ambiente così idoneo, perché purtroppo molti oggi parlano di Islam senza averne una conoscenza sufficiente. Una civiltà, una tradizione religiosa che ha 13 secoli di storia e che ha una ricchezza inestimabile di scienza, di spiritualità, di umanità. E troppi oggi pretendono di parlare a nome dell'Islam senza averne pure sfiorato le profondità di questa gloriosa tradizione culturale e religiosa. Io non voglio assolutamente togliere tempo a quella che stasera sarà una testimonianza straordinaria di un uomo che, come è stato detto, ha pagato e sta pagando la sua doppia fedeltà alla sua fede di nascita e alla sua vocazione di studioso e di scienziato. Gli siamo grati per aver fatto questa strada che ci separa dall'Olanda, dove attualmente risiede, ma della strada che lui sta compiendo con tutta la sua vita per portare la modernità e una grande tradizione culturale e religiosa a un punto di incontro, di comprensione, di pacificazione, intendendo con questo termine non qualcosa di banale. La pace non è la mancanza di guerra, la pace non è il semplice vogliamoci bene,
tiriamo a campare. La pace è qualcosa che si costruisce nella serietà, nell'impegno quotidiano, fino all'eroismo di pagare, magari quando gli altri sono distratti, anche i prezzi più pesanti, come è capitato a lui e alla sua famiglia, ma siamo felici che pur in questo dramma che ha vissuto e che sta continuando a vivere, ci sia data la possibilità di dimostrargli la nostra solidarietà, il nostro apprezzamento tramite il nostro ascolto delle parole che ci vorrà rivolgere e partecipando al dibattito che seguirà. Vi ringrazio. Ladies and gentlemen, I cannot express my happiness to be here, to be invited here in your lovely city. I have enjoyed a glimpse of the city this morning. And thank you all for coming to have this conversation with us. I will try to give you some outlines of what Islam is from my own perspective as a scholar, and how Islam was when I was a child in my village in the Delta in Egypt. So my talk will be divided into three parts. In the first part, I will give you an idea about the historical context of the emergence of Islam, the 7th century Arabia. In the second part, I will try to give you the original essential tenets of Islam as I understand it as a scholar, not only as a Muslim, not as a believer, but as a scholar as well. The third part will be the development, the historical development that happened with Islam, and how this original tenet of Islam have gone through change, interpretation, and I will make a conclusion about the question, about the possibility to retain back the original essential message of Islam. E ringrazio a tutti per essere venuti, ringrazio di averlo invitato in questa splendida città che ha avuto l'onore di visitare stamattina. Nel suo discorso di stasera tenterà brevemente di dare delle linee guida, di fornire delle linee guida su che cos'è l'Islam. Nella prima parte cercherà di tratteggiare l'Islam delle origini del VII secolo d.C. e di quale era la situazione dell'ambiente di questo Islam primitivo. Nella seconda parte, la parte centrale del suo discorso, fornirà la sua visione dell'Islam di musulmano, ma anche e soprattutto di intellettuale e di studioso. Quindi non soltanto quello di credente, ma anche e soprattutto quello di studioso. Nella terza parte, invece, del suo intervento di stasera, cercherà di delineare l'Islam attuale, le prospettive e gli sviluppi che sono stati portati avanti dalle origini fino ad ora e a quali sono le prospettive per il futuro. Nella conclusione cercherà invece di vedere quali sono le prospettive dell'Islam nella modernità, quindi per il futuro di questo Islam che parte dalle origini e si svilupperà nel futuro anche dell'Europa.
Well, first part, we cannot understand Islam and we cannot understand any religion without having in mind the historical context of the emergence of this religion, whether we talk about Judaism or Christianity or Islam. We have to understand history. We have to know what was going on the ground. And as you know, Islam was emerged in Arabia, especially in the north, in the northern part of Arabia, known now as Hijaz. And Arabia, the Arabic Peninsula, is divided into three parts: the northern part, and the part of the middle, which is desert, and the south part, which is now Yemen, which is very green, very green land. In the northern part, we can speak about small cities like Mecca. I think you all know what where is Mecca. So Islam emerged in this city of Mecca, where Muhammad, the Prophet of Islam, was born. But we have to understand the whole situation in Arabia, the geographical and political position of Arabia. Arabia was between two international powers, the Roman Empire and the Persian Empire. And these two empires were competing against each other on who is going to control Arabia. Why Arabia was so important? Because in Mecca, in Hijaz, in the 7th century, it became the center of the trade road between the north, Syria, and the south, Yemen, where all the trade coming from China is coming to the Middle East through Mecca. So every empire wanted to control the city, to control Arabia, in order to control the trade road, the market, as we say right now. So it was a conflict, but this conflict was expressed in religious language. Inside Arabia, Arabia was composed of tribes. Tribes who are in conflict, bloody conflict, all the time. So there was a need to unify these tribes under one system, one political, social system. Instead, in order to save life that was wasted in this blood, continuous blood struggle. This was the context, the political, economic, geographical context. Another context we have to understand, the religious context. We had in the 7th century in Arabia at least a Christian center in the south, in Yemen, in Najran, a Jewish center in the north, just close to Mecca, and so many Arab tribes that converted to Christianity. There was in Mecca some information about the existence of a small church. So Arabia was not void of religions. We can add, you know, other religions like the Sabians, the Magians, small groups. The majority of the people in Arabia were the polytheists, people who worshipped idols, worshipped stones, trees, believed in multiplicity of deities. So in order to bring all this diversity, tribal diversity, religious diversity, danger coming from outside, from the competing empires, there was a need for
a form of thought, a form of ideology, a form of philosophy, to create a new community that would bring the Arabs together against the external danger and the internal danger. And the answer to this demand was Islam. Sì, in questa prima parte del discorso cercherò di illustrare la situazione dell'Arabia, della penisola arabica. Avete più o meno tutti idea della sua collocazione geografica nel VII secolo, cioè il secolo della nascita dell'Islam. Si trattava di una penisola che era contesa da due grandi imperi dell'epoca, l'impero romano a occidente e quello persiano a oriente. Questi due imperi si combattevano per il controllo della penisola arabica. La situazione stessa interna della penisola araba non era uniforme, infatti sia dal punto di vista puramente geografico, con la Mecca, non so se avete idea di dove la Mecca è, verso nella parte occidentale della penisola arabica, centro occidentale, era un centro di scambio, di commercio carovaniero molto forte, anche per le merci che arrivavano dall'estremo oriente. Quello che poi l'Islam farà sarà quello di tentare una unificazione. Infatti, dal punto di vista anche religioso, non si trattava di una terra priva di religione, priva di fede. C'era nel sud un centro cristiano, quello che viene chiamato, nella zona chiamata del Najran, nel sud della penisola araba, una forte comunità cristiana. Nella zona centrale, proprio attorno alla Mecca, era la sede di una comunità ebraica molto, molto forte, molto folta. E tutto il resto era erano molte varianti di politeismo, quindi venivano adorati idoli, pietre, alberi, questo tipo di religione naturale. Ma la situazione era combinata, quindi questi pericoli interni. La situazione dal punto di vista sociale era di una organizzazione di tipo tribale, nomade, per cui questo tipo di tribù con questo tipo di religione così variegata presentava dei pericoli anche interni, oltre a quelli esterni causati dai due imperi che si combattevano. E a questo punto c'era, proprio dal punto di vista storico e sociale, la necessità di una forma di ideologia, di una filosofia che stesse alla base di una forma di filosofia che stesse alla base della creazione di una nuova comunità che potesse preservare gli abitanti di questa penisola araba dai pericoli esterni e dai pericoli interni. E questo è stato, in questo momento, in questa condizione, l'Islam. Now I move to my second part of Islam. What is the meaning of the word Islam? Most of the translation made in European languages about Islam is Islam is submission, which means you give up your will, your power to the divine will, to the power, the divine power. This translation I do not really accept. And I will tell you, what does the Quran say about Islam? What is Islam in the Quran itself? Islam in the Quran is contained three items: to believe in one God, one Lord of the universe, and to believe in the life after, which means you believe that your action in this life will be judged in the life after, that you would be punished if you act in a bad way. You would be rewarded if you act in a good way. So believing in God and the life after and being righteous, being a good person. These are the three tenets that give the meaning to the word Islam in the Quran. According to these three tenets, again, believing in one God, in the life after,
and being righteous. These tenets can be Jewish, a Christian, a believer, a follower of Muhammad. In the 7th century, the word Muslim were not applied to the people who followed Muhammad. The word Muslim was applied to every person who believed in God and the life after and act righteously. And the Islam, accordingly, according to the Quran, now I'm deeply taking my argument from the Quran, not from outside the Quran. According to this definition, all religions are different manifestations of Islam. And this is Islam. It is mentioned several times in the Quran that Muhammad did not bring a new religion. This is the same religion sent by Noah, by Jesus, by Moses, by Jacob, by all the prophets until Muhammad. So all these messages, religions, what we know and what we don't know, are different historical manifestation of the essential message called Islam, which contains these three items. Again, believing in one God, in the life after, and being righteousness. In this sense, Abraham was a Muslim, and Moses was a Muslim, and Joseph was a Muslim. Everyone in the whole biblical tradition that you know and I know, because all the biblical stories are in the Quran. So all the prophets mentioned in the Bible are mentioned in the Quran. All these prophets are identified as Muslims in this specific sense of Islam. Muslims at that time were named the believers, which means those who followed Muhammad. In this early era, Islam was one unit that was presented in every religion, in every revelation. Muhammad did not bring something new. Muhammad was renewing the message, reminding the human of the message that probably was corrupted. It's very much like Jesus, when Jesus said, "I did not come to change the law. I came to bring the people of Israel back to the right path." So this was like a reformation within one message of Islam. This is the general concept of Islam. I should give the translator chance. Thank you. Ha spiegato il significato della parola Islam, che normalmente è intesa come semplicemente una sottomissione alla volontà di Dio. Dice che lui non accetta completamente questa definizione, in quanto si tratta di una cosa più complessa che va ricercata nel Corano. Facendo affidamento per questa definizione al Corano ed andando a leggere attentamente il libro sacro, si vede che si può riassumere l'Islam in tre punti. Credere in Dio, diciamo il musulmano per essere tale, deve seguire tre punti fondamentali, che sono il credere in Dio unico, uno ed unico, credere nell'aldilà, quindi credere che in qualche modo le tue azioni di questa vita saranno ricompensate o punite in una vita seguente, e il terzo, comportarsi bene, cioè comportarsi rettamente, tenere un comportamento retto. Questo però può essere valido sia per gli ebrei che per i cristiani, che anche per tante altre religioni, non certamente solo per l'Islam. E questo è anche un po' il punto del messaggio della missione di Muhammad. Il profeta Muhammad non voleva, come del resto Gesù Cristo, non voleva creare una nuova religione, voleva semplicemente riportare gli uomini al messaggio di Dio, l'autentico messaggio di Dio, che per la tradizione musulmana passa attraverso tutti i profeti, da Abramo a Mosè fino a Muhammad, a Gesù fino a Muhammad. Fatto che all'inizio dell'epoca islamica i musulmani venissero chiamati, nominati ed identificati solamente come i credenti, nel senso di coloro che seguivano Muhammad, non gli appartenenti ad una nuova religione. Muhammad con la sua rivelazione non stava portando nulla di nuovo, stava semplicemente rinnovando, ed è l'ultimo dei profeti.
Per cui tutta la catena dei profeti della tradizione biblica viene compresa dalla tradizione musulmana e Muhammad è l'ultimo di questi profeti. Secondo questo principio, seguendo questa linea di pensiero, Abramo era un musulmano e anche Mosè e anche Gesù e anche tutti i profeti che in qualche modo credevano in questi tre punti e rispettavano questi tre punti. So, according to this definition of Islam, that would imply, by definition, certain values, and these values are clearly expressed in the Quran. I'm talking about the early Quran. For example, equality was a very, very essential value. As long as all the people believe in one God and the life after, and do right things, they are equal. They are equal in the eye of the divine. No discrimination whatsoever should be applied against them. So this is absolute equality. The only distinction is between the believers and the non-believers. And we can understand that the majority of the Arabs at that time were non-believers because they believed in so many deities. So all believers are equal. But in the meantime, there was a very open dialogue with the non-believers, because non-believers are candidate to be believers. So you cannot really cut dialogue with non-believers, especially if you want them to come into the community of believers. So we find in the Quran a very, very soft language concerning the non-believers, because they are candidates. So there is, again, emphasis on the concept of equality. The second concept, the second value, is the value of freedom. Because if you are not free, how are you going to accept a new religion? How are you going to leave your traditional religion and join a community? Therefore, freedom has to be emphasized, individual freedom. Individual freedom is very, very much emphasized, and we understand why. The Quran is always against those who blindly follow tradition, or those who blindly imitate their fathers, or those who always say, well, we cannot do things different than our ancestors. Well, in fact, Muhammad, as a new founder of religion, was against his ancestors, was against the tradition of his society. And therefore, the concept of reason, of judgment, of being rational. The Quran is addressing humans all the time. You should think. You should reflect. Don't you see? It's a very, very argumentative language about persuading the humans to think about the universe, about the cosmos, to look into nature, and to know that should be behind the system, natural system, cosmological system, there should be one creator instead of worshiping, you know, idols and trees and stars and sun, etc., etc. So this is the concept of reason that deeply is to be found in the Quran. The fourth value is the value of justice. And there are a lot of explanation to that. Muhammad was an orphan. His father died while he was still unborn. And then his mother died when he was 4 years old. So he was taken to the custody of his grandfather, who died after several years. So he was taken to the custody of his uncle, who had a lot of children. So Muhammad suffered in the community of Mecca a very rigid economic
community who is rich became very, very rich, and the poor became very, very poor because of this division of work. Therefore, the Quran reflects this experience of Muhammad again, and therefore the appeal to treat the orphans, the appeal in the Quran to treat the needy, the necessity to stand behind the unprivileged. The concept of justice is very, very shown in the Quran, even on the cosmological level. The cosmos is organized on the principle of justice. God is just. And this is one of the most beautiful names of God. The history of old nations, the history of prophets, is always presented as a history of conflict between the oppressed and the oppressor. So therefore, the Quran is in favor of the oppressed, is against any kind of oppressor. So we have the story of the Quran, we have the teaching of Islam that again emphasize the concept of justice on the economic level, on the social level, on the historical level, and on the cosmological, in the cosmological level. The fifth values that the Quran early emphasized is the richness of differences. That it is divine wisdom that we are different. We are different in colors. We are different in languages. We are different in nations. And this differences is considered as richness. We are different. God have created us different in order to know each other. This is very, very explicit expression in the Quran. If we are identical, we cannot know each other. If we are different, we can communicate with each other. We can know each other. So difference is a very important value that is appreciated, expressed in the Quran. To sum up the basic values under the umbrella of Islam, I would say equality, freedom, reason, justice, and differences. Secondo questa definizione, la definizione dell'Islam che ha fornito precedentemente, ci sono cinque valori guida dell'Islam. Il primo, che vengono ovviamente tutti studiati nel Corano e ritrovati precisamente nel Corano. La prima è l'uguaglianza. Infatti, se i musulmani di cui abbiamo parlato prima seguono quei tre punti, che erano quelli del credere in un solo Dio, credere nell'aldilà e comportarsi bene, sono tutti uguali. Gli uomini sono tutti uguali se seguono questi tre punti. La differenza è fra credenti e non credenti. Però anche verso i non credenti c'è sempre un sentimento di apertura, una grande apertura in quanto candidati ad essere credenti, hanno la possibilità di diventare credenti. Con questo sistema si supera la differenza tribale che c'era all'epoca nel VII secolo di cui abbiamo parlato prima, ma l'essere musulmani e questa comunità non è contro la comunità tribale, non è contro le comunità tribali, ma serve ad un superamento, ad entrare tutti a far parte di una comunità dei credenti. E poi c'è quella dei non credenti, ma non c'è chiusura, non bisogna tagliare i ponti, tagliare i rapporti con i non credenti, ma avere apertura verso di loro in quanto candidati ad essere credenti. Altro valore fondamentale è la libertà individuale. Il Corano è contrario a chi segue ciecamente la tradizione, a chi segue ciecamente quello che hanno detto i genitori, gli antenati, i superiori. Muhammad, abbiamo visto, non voleva creare una nuova religione, ma in pratica poi ha creato una nuova religione e lui era contro i suoi genitori, contro i suoi predecessori. Quindi questo è l'aspetto. E sulla figura del profeta si incentra anche il terzo punto, il terzo valore, che è quello della giustizia. Muhammad era un orfano, ha perso il padre, poi la madre quando era molto giovane, è stato affidato al nonno che è morto 6 anni dopo, per cui è stato cresciuto dallo zio che aveva tanti altri bambini ed ha sofferto nella comunità della Mecca, che era una comunità che aveva
una differenza sociale, un gap sociale molto, molto ampio fra ricchi e poveri. E la pietà e la considerazione che nel Corano si ritrovano verso gli orfani è un segnale di questo valore della giustizia che pervade tutto il cosmo, tutto l'universo. Il valore che guida l'universo è la giustizia, in quanto Dio è giusto. E tutto la storia, la catena dei profeti che hanno portato fino a Muhammad, di cui abbiamo parlato prima, viene incentrato sul rapporto fra l'oppresso e l'oppressore, e si precisa che il Corano è contro l'oppressore ed è sempre dalla parte dell'oppresso. L'ultimo, ma non ultimo, ultimo solo in ordine di elenco, è la ricchezza delle differenze. Cioè Dio ci ha creato differenti in colore, in razza, lingua, nazione, perché vede nella differenza una ricchezza. Se fossimo tutti identici, l'umanità avrebbe perso molto del valore e dello stimolo. Quindi Dio ci ha creato differenti in quanto più ricchi. Yeah, one might object and say, well, this is a very, very bright image of Islam. What are you talking about? I mean, you are preaching us about the beauty of Islam. No, I'm not. Because I'm going to tell you the rest of the story. There is a story to tell. And this story exists in the history of every religion. I kept saying this is the original, this is the earlier message of Islam. You might now, it's time now that you know that the Quran was not delivered to Muhammad as we have it now in a book. Muhammad did not receive a book from God. Neither did he receive a fax with the whole Quran or an attached file in email. No, this is not true. It took 23 years. Every day or every week or every couple of days, Muhammad would come to the community and say, I received a message from God. It could be a passage, short chapter, longer passage. And all these passages, chapters, until Muhammad passed away, until Muhammad died. So it took 22 years. The early community, the people who followed Muhammad, it was very difficult for Muhammad in the early years. The early follower of Muhammad suffered a lot of persecution in Mecca. The Arabs of Mecca wanted to distinguish everything. This new message was a threat to the well-established, unjust Arabian society. So it wasn't easy. It was very, very, very difficult. Muhammad has to leave his hometown. Before he left his hometown, he advised the early community, in order to escape persecution, to go to Abyssinia, to Ethiopia now, to a Christian king to be protected. And this is amazing. Muhammad sent his follower to a Christian king in Ethiopia right now. But at the end, he has to go to another city in Hijaz, which is now known as Medina. So it became impossible, the dialogue with the people of Mecca, with the polytheist. So the Quran started to have a strong language against the polytheist. It's very natural. Muhammad now have moved to another city where there were Jewish community, and in this city at the beginning there was a written agreement based on equality, freedom of all the communities of the city. We have to protect the city, we have to cooperate
to protect this city from any external intrusion or attack or something like that. So this was the set out. This was the changing point in the history of early Islam. The relationship between the new community and the Jewish community did not go as smooth as it was expected. A lot of eruption, a lot of differences, a lot of contradiction. In the meantime, the people of Mecca started to try to distinguish these new people. So early Muslims have to go through military conflict, wars, not against foreigners, not against the Americans or the colonial Europe, but against their own families. That's why you find the very, very strong persuasive language in the Quran to convince the early Muslim to fight. The terrible language, I mean, it's very terrible for us now. Kill them when you find them. Why don't you kill them? And you ask yourself, why the Quran is so strong? Because it was not easy for someone to have a fight with his own tribe. It was against the tradition of tribal fighting. Everyone has to fight in the side of his own tribe. Now there is a new community, and those people have to fight against their own tribe. This can explain to us now the historical context of this very, very fierce language. All this is registered in the Quran, all the battles. In the meantime, this is one aspect, and could explain the language, the strong language, the aggressive language, against the enemy in the Quran. This is the historical context. Another aspect is this new, well, there was no law. I mean, in order to understand, I have to make a little bit comparison. Christianity was born in an empire. Jesus came within the Jewish community under the Roman Empire. So there was a system. And therefore, give to God what is God, and to Caesar what is Caesar. It's normal. But there was no Caesar in Arabia. There was no society. There was no law. This new community needed some sort of legal regulation. In this legal regulation, which Muslims now call Sharia, in this legal regulation, you could not expect the absolute equality. It was not possible. The absolute equality was on the level of the belief, the faith. But on social life, this is impossible. And please read Apostle of John, I'm sorry, of St. Paulus, where he speaks about women in two different languages. This was natural in this society. So we have law that fits the 7th century. Whether we speak about punishment, about capital punishment, like cutting of the hand, okay, whipping, stoning, this was not the invention of Islam. It was there. The only punish instrument was there. Islam just, you know, used it. So we cannot say this is Islamic. We should have it today. So this is the how the essential message of Islam had an additional message of social, legal, and military system that is registered in the Quran. Ti
tiene a precisare che non stava tentando di convincerci della bellezza della, dell'uguaglianza e dei principi dell'Islam. Adesso c'è il resto della storia, c'è l'altra faccia della medaglia. Infatti Muhammad, il profeta, non ha ricevuto un fax con il Corano o una email con allegato il Corano o addirittura un libro lanciato dal cielo, ma si è trattato di una rivelazione che è durata 22-23 anni. E durante questo periodo, prima della migrazione a Medina, alla Mecca, Muhammad ha sofferto persecuzioni molto forti, perché si trattava di un messaggio scomodo per gli oligarchi locali, tanto che ha dovuto lasciare la città e aveva addirittura mandato dei messaggeri, dei suoi collaboratori in Abissinia per chiedere possibilità di un accordo con il re dell'Abissinia, che era cristiano. È una situazione molto particolare, quasi paradossale, che questo musulmano vada a chiedere aiuto e soccorso ad un re cristiano contro la situazione locale della propria città. A questo punto, nel 622, ha dovuto lasciare la città e trasferirsi in quella città vicina, che la Mecca, ha dovuto lasciare la Mecca per trasferirsi in quella città vicina che adesso viene chiamata Medina. Il dialogo aveva cominciato ad essere impossibile con i non credenti che erano meccani, quindi arabi come lui, concittadini. Aveva cominciato ad essere un dialogo impossibile, ed anche nel Corano, nelle rivelazioni che si riferiscono a questo periodo, nelle rivelazioni che sono avvenute in questo periodo, cominciano ad apparire dei termini molto più forti. Prima c'era sempre stato un linguaggio soft nei confronti dei non credenti, mai c'erano dichiarazioni aperte di ostilità. Qui invece, viste le mutate condizioni sociali, hanno incominciato ad apparire anche nel Corano delle espressioni molto forti e delle parole dure. A Medina c'era una comunità ebraica, c'erano diverse comunità ebraiche, e i rapporti non sono andati come ci si sarebbe aspettati, come erano nei programmi forse del profeta prima del suo trasferimento. E quindi hanno incominciato ad esserci nel Corano delle espressioni sempre più dure, di aggressività, un linguaggio aggressivo, di guerra, non contro gli americani o l'Europa colonialista, ma contro le loro stesse famiglie, le famiglie stesse di coloro che avevano fatto la migrazione, le famiglie e le tribù stesse di questi neo-musulmani, diciamo. Perché era una situazione molto difficile, anche a livello personale ed umano, era molto difficile avere un conflitto, fare guerra contro i membri di quella che era stata la tua tribù fino a poco tempo prima. E quindi nel Corano si legge un linguaggio terribile: uccidili, quando li vedi uccidili, appena li incontri uccidili. Questo è una conseguenza della situazione sociale, della rivelazione adatta a quella situazione sociale, che differenzia questa nascita dell'Islam, questo primo Islam, ad esempio, dalla nascita del cristianesimo, che era nato nel contesto di un sistema, nella precisione, nella fattispecie, il sistema imperiale dell'impero romano. Era possibile dire: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio, ma non c'era nessun Cesare in Arabia a quell'epoca. E quindi c'era, ad un certo punto, ed il Corano fornisce questo in questa rivelazione di questo periodo, era necessario una legge, una regolamentazione sociale forte, che non poteva prevedere una uguaglianza assoluta come era quella a livello di credenza. Questa legge, che adesso i musulmani chiamano Sharia, non prevedeva questa uguaglianza. Ad esempio, per quanto riguarda le pene corporali, quindi la lapidazione, la decapitazione, le frustate, tutte queste pene che adesso vengono identificate come pene musulmane, non sono state introdotte dai musulmani, ma c'erano già anche prima, con il sistema tribale, con quella che viene chiamata l'Arabia pre-islamica. Quindi non sono introduzioni musulmane innovative, ma è anche questa una faccia, una faccia dell'Islam adesso, cioè dell'Islam dopo quel momento, ma è stata presa da una tradizione precedente. Erano già presenti in Arabia prima dell'avvento del profeta. Yeah, when Muhammad died, Islam was already sweeped Arabia. So most of the Arabs of Arabia became follower of the new religion. And they immediately moved to establish an empire. This was the political need at that time. That time, the concept of empire was there. So the Arabs immediately started to establish their own empire.
Of course, it was on the expense of the Byzantine Empire and the expense of the Persian Empire, the old enemies of Arabia, so to speak. But immediately after the death of Muhammad, also, the old system, the tribal system, returned back again from the back door in order to take over the authority. Muhammad acted as a prophet, the messenger of God, but he also acted as the leader of the society. No one can replace Muhammad, the messenger of God, because this is the end of it. But how to establish a leader of the society, the caliph? This is the word which is very, very well known in Arabia. So now we can find that the conflict between early Muslims on whether the new system would be based on tribal orientation or on democratic choice. Democratic is a very strange word to be used in the 7th century or in the 8th century. But anyway, this kind of conflict between the old system and the new system have shown itself in so many civil wars. So while the Arabs were trying to conquer the whole world, there were certain civil wars among different fractions, different groups of Muslims. And here we can find the split, the early split between Sunnis and Shias. I'm not going to this deep now. So in the same political invasion to create an empire, they needed to establish law. They needed to see the sources of Islam in order to establish law, a system of law. A new empire needs law, administration, need a lot of other details. And here the Arabs learned a lot from the Byzantine, from the Egyptian, from the Indian. They were very open to learn about how to establish an empire. And in the meantime, they wanted to establish their empire on Islamic basis. So they have to collect these passages of the Quran that was orally transmitted. Muhammad did not leave a book behind. There were other Muslims that have written down some of the Quran. Anyway, the Quran was collected, rearranged, and put in one volume. This volume we call the Quran, the first volume of the Quran to be produced. I'm not going to go to the details of this process because it entails a lot of details, a lot of complications. But for some reasons, they did not arrange the passage of the Quran according to their historical context. We have another arrangement now in the book we call the Quran, in which it's sometimes very difficult to decide to which context this passage belong and to which context this passage belong, and this created a lot of misunderstanding. It is still misunderstanding. With all the efforts made by scholars, and I should say that we have a very, very, very rich scholarship in the field of Quranic exegesis, in the field of theology, Islamic theology, in the field of Islamic philosophy, Islamic literature. We have what they call the Golden Ages. Yeah, it's well known. It's not well known now in the West, because Islam has already been reduced to Osama bin Laden, Al-Qaeda, terrorism, etc. So this is, in brief, the story of Islam. While Christianity did not establish an empire, on the contrary, Christianity was used by the emperor to control. Islam made the Arab establish empire. So politics and religion in Islam are strongly connected. That makes it more difficult
to disconnect it, while it was easier in the history of Christianity, easier here is a very relative, because we know how many people suffered from the church, the authority of the church. This is the history of Islam that should be understood in order to understand the present situation of Islam and of Muslims. Dopo la morte del profeta, tutta la penisola araba era ormai sotto il controllo musulmano, tutti, quasi tutti gli arabi della penisola erano musulmani, per cui era giunto il momento di, per l'Islam di affrontare, di guardare verso l'esterno, di guardare fuori dalla penisola araba, e quindi hanno immediatamente iniziato la via alla costruzione della conquista di un impero. Ma a questo punto il sistema tribale, che era stato un attimino assopito sotto il controllo del profeta, la figura del profeta, rientra, dice lui, dalla porta di servizio. Infatti Muhammad era stato messaggero ed inviato di Dio e anche capo politico. Non si poteva rimpiazzare il messaggero e l'inviato di Dio, ma come sostituire, come succedere, come far succedere qualcuno al capo politico, invece al leader politico? E questo si risolve in una serie, non stiamo a entrare nel merito, ma in una serie di guerre civili fra le diverse fazioni, che in questo momento creeranno anche la divisione, la biforcazione fra sunniti e sciiti. Ma non entriamo nel termine di questo, di questa, nel merito di questa situazione, di questo particolare, di questa particolare divisione. Con la creazione, man mano l'andare avanti della formazione dell'impero musulmano, era necessario adeguare le leggi, adeguare questo codice di legge anche a culture, situazioni sociali e politiche differenti da quella esclusivamente araba e musulmana. E a questo punto era anche necessario inserirle nel Corano. Man mano che le conquiste proseguivano, i musulmani sono stati sempre aperti ad imparare molto dai sistemi dei popoli conquistati, dai regimi, dalle situazioni politiche, dalle organizzazioni istituzionali dei paesi conquistati. Però poi questo andava legalizzato e andava inserito nel contesto musulmano secondo una visione religiosa, quindi andava anche inserito nel Corano. Dopo la morte del profeta, diversi decenni dopo, il Corano è stato organizzato, si dice proprio l'organizzazione interna del Corano, è stato assemblato. Infatti il profeta non aveva lasciato nulla di scritto, erano soltanto tradizioni orali. Durante le rivelazioni c'era qualche musulmano che prendeva appunti su fogli di palma, su materiale di fortuna, ma non c'era un libro ben codificato. È stato assemblato successivamente, è stato anche riarrangiato, un po' aggiustato, è stato inserito qualcosa, tolto qualcos'altro, a seconda delle, sappiamo tutti come funziona, insomma, la situazione politica di quelle che erano le necessità all'epoca, ma è stato insomma messo insieme in un volume. Ma i diversi capitoli, che sarebbero le diverse rivelazioni, sono state assemblate, sono state messe in sequenza all'interno del libro, completamente isolate dal contesto sociale, economico e temporale in cui erano state rivelate. Questo ha fatto sì che le diverse sure, cioè i capitoli del Corano, venissero organizzati, sistemati dal più lungo al più corto, indipendentemente da quando fossero stati effettivamente rivelati. Soltanto è indicato capitolo meccano, vuol dire rivelato nel periodo della Mecca, o medinese, rivelato dopo la migrazione a Medina, soltanto questo, ma non è stato organizzato diversamente. Questo tipo però di sistemazione interna al libro del Corano non è molto conosciuto in Occidente, non è noto in Occidente, perché adesso si tende un po' a identificare l'Islam con Bin Laden, con Al-Qaeda e tutto il resto, senza pensare a questo tipo di divisione che invece è molto importante. Una differenza, tanto per fare un paragone con il cristianesimo, è che il cristianesimo è nato all'interno di un impero e poi l'impero ha usato il cristianesimo, e invece l'Islam ha creato esso stesso un impero. Quindi la religione e la politica in ambito musulmano sono molto strettamente connesse ed è molto difficile creare una divisione, sistemare, organizzare, individuare una divisione attenta fra quello che noi diciamo essere il sacro e il profano. Mentre nel cristianesimo questo è molto più semplice, ma lui sta a precisare molto più semplice in questo ambito, è un eufemismo. Well, I do have to remind you of, you know, of the complication, I mean the early honeymoon between Islam and Christianity did not last for long, because the Islamic Empire
was based on taking lands from the Byzantine Empire, and then we can speak, lectures about these Muslims became in Spain and in South France, and the Reconquista, and then the Crusade, and then the colonial power of Europe on the Muslim world. We have to understand history. History is a history of a bloody conflict, political conflict, in religious language. We have to purify the religious language from this conflict. Anyway, the questions and the challenge now, and this might give you some view of what I'm trying to do. I'm with other Muslim thinkers. I am not alone in that. There are a lot of other Muslim thinkers in Iran, in Indonesia, in the Arab world that are working very hard in this question. The possibility to retain back the original values of equality, freedom, justice, reason, differences that have been overshadowed by the political development, the political conflict, whether in the early history of Islam or in the Middle Ages or in the modern history until now. Is it possible to retain these values by doing a lot of research? These values are the essential values. This is what I believe and other Muslims believe. And we are working very hard in order to bring these values back, which means the possibility of accepting modern values like human rights, like equality, gender equality, under the umbrella of justice, equality, and freedom, the individual freedom to have a choice, to be a Muslim, or to be a Jew, or to be a Christian, or to be no religious at all. These values are the most important values that would bring Islam to reconciliation with modernity. And these values are there. I was brought up in a village. I was born in 1943, so I am 46 years now. But when I was a child, which means 55 years ago, this is the Islam I learned it as a child. I'm talking about a utopia. I'm talking the Islam that survived and existed in my village, where Christians, Copts, and Muslims lived together, where my mother used to visit the Muslim saints and the Coptic saints, because they are all, according to her, the saints of God. The respect of differences, rational thinking, freedom, etc., etc. So these values were there in my society, in Egypt, in my village, in the 50s. So I'm not talking about, something that have been lost for centuries and you would like to bring it back. These values is very possible, they exist, but we need a lot of work. Not only Muslims, but also non-Muslims. The world politician, we are living in a very stupid world of politician we have ever had. Corrupted persons. They don't look far than their feet. All politicians of the world look for the next election. They don't look for the welfare of their own nations. And we have to be very, awakened for that. I mean, all of us are victims of certain stupid politicians who are trying even to use the weapon of religion against us, Muslims and non-Muslims as well. This is a fight that Muslims have to do and non-Muslims have to do in order to retain these values that exist in every culture. Every culture has basically these values.
But these values are always overshadowed by political interest, by conflict, by the monster inside us. We are human, this is true. But we have to be very careful. There is a monster inside every one of us. Whether we believe in the creation according to the Bible and the Quran, or we believe in Darwin. In both cases, we have a monster, and this monster can sometimes destroy us. This monster now is out there, destroying all of us. And we have to fight, and we have even to sacrifice our rest, our welfare, in order to be true human being, in order to be the true creature of the divine, whoever, whatever the divine we believe in. This is, I think, I have to end here because I would like to give you the chance for discussion. I believe also, and this is a belief of 40 years of being a teacher, that lecturing is not that important, but discussion is more important than any lecture whatsoever. Thank you. Sulla formazione dell'impero islamico si potrebbe fare una serie di conferenze su come hanno preso la Spagna, sulle crociate, sul colonialismo successivo, eccetera, ma non è questo il punto, non è questo l'argomento. Dal punto di vista religioso, quello che lui sta facendo, quel progetto a cui lui sta lavorando insieme con altri pensatori musulmani di varie zone del mondo islamico, è la possibilità, il progetto della possibilità di riportare i valori originali, autentici musulmani, di cui abbiamo parlato prima, di giustizia, di libertà individuale, di ragione, di utilizzo della ragione, di giustizia, di ricchezza delle differenze, di riportarli in attività, di riportarli nel mondo contemporaneo. E questo permetterebbe al mondo musulmano, a tutto il mondo musulmano, di riconoscere valori, ad esempio dei diritti umani, che sono valori della modernità, sono valori conquistati nella modernità. Il rispetto per l'altro, ad esempio, e ciò porterebbe l'Islam alla riconciliazione con la modernità e con l'Occidente. Lui dice che è nato nel 1943 in un villaggio in Egitto, e nell'Egitto degli anni 50, quando lui era un bambino, questi valori erano realtà. Quindi non si tratta di ripescare, di riportare in vita qualcosa di morto o sepolto, ma di qualcosa che lui ha vissuto e ha sperimentato personalmente. Quindi come era nel suo villaggio può essere anche adesso, e la sua missione, il suo progetto, quello a cui sta lavorando con passione, è proprio quello di riportare questi valori in vigore, in attività nel mondo contemporaneo. L'ostacolo principale a questa possibilità è la politica. Dice che noi viviamo con la classe politica più stupida e corrotta mai vista, che guarda le prossime elezioni e non guarda l'interesse della nazione che sta amministrando e dei cittadini. Noi, dice, siamo esseri umani e dobbiamo incentrarci, concentrarci su questo fatto di essere umani per dimostrare di essere autentiche creature del divino, creature della divinità, in qualunque Dio noi crediamo. Ma dobbiamo stare attenti perché c'è un mostro dentro di noi che può portarci alla distruzione e può portarci alla rovina. Noi dobbiamo stare attenti e dobbiamo avere a che fare con questo mostro. Dice che lui ha passato 40 anni come insegnante, facendo conferenze e lezioni in tutto il mondo, ma la lezione e la conferenza è solo una minima parte. La cosa più importante è il dibattito e la discussione, perché quello che porta avanti e fa crescere le idee è proprio questo dibattito e questa discussione. Dice che è molto contento di essere qui, soprattutto per quella che sarà la prossima fase della serata, cioè appunto il dibattito con voi. Aggiungo che ai motivi che ho già menzionato all'inizio, un motivo ancora di più per essere grati al professore è la sua estrema capacità di sintesi,
Le cose che voi avete ascoltato in quest'ora io non sono capace di raccontarle in un anno intero di corso universitario, quindi un grande maestro sa anche dire grandi cose e molte cose in poco tempo. Approfittiamo del tempo che ci rimane soprattutto ponendo delle domande, quindi io vi prego di essere sintetici per lasciare il maggior numero di possibilità a chi voglia intervenire e soprattutto al professore di interloquire con noi. Qui c'è un microfono, penso che sia forse meglio così anche chi è là in fondo nell'altra stanza può ascoltarci. Si accomodi pure qui. Se preferite, per non essere troppo esposti ed emozionarvi, posso abbassarvi. Sì, rompo io il ghiaccio. Avrei due domande, ma mi limito ad una. E magari quella un po' più piccante, allora forse. E non so se la traduce pezzettino alla volta o... La domanda? È una domanda, sì. Ma spero che sia breve. Breve, sì, sì, no, no, riesco a farla, non si spaventi, riesco a farla, magari è per leggere. La signora è madrelingua, quindi ascolta e parla nello stesso tempo. Capito. Ecco, ho letto in una intervista del signor Michele Zanzucchi che ha fatto forse un paio d'anni fa sul libro L'Islam che non fa paura, che ha fatto al signor Zaid. Una frase appunto del signor Zaid che mi ha lasciato un punto di domanda, riguardava il terrorismo, i kamikaze. E dove il signor Zaid in qualche modo comprendeva il problema dei kamikaze, se non proprio giustificava, in quanto chi combatte per la sua libertà ha diritto a usare ogni mezzo che ritiene opportuno. Mi sembrava simile alla posizione del famoso Tantawi di Al-Azhar, che diceva che il terrorismo kamikaze è da condannare, però se quello palestinese si può accettare. Ecco. Personalmente preferisco la posizione, poi ho finito, la posizione dei musulmani italiani tipo Mahdi Allam, tipo il giovane marocchino Shaouki, che preferiscono rifiutare ogni forma di terrorismo, kamikaze o non kamikaze, contro persone inermi di ogni tipo, compreso Israele. Grazie. Preciso soltanto che ognuno è responsabile delle affermazioni che fa. Il professore risponderà evidentemente per l'intervista, per non per quello che hanno detto le altre persone. Io sarei dell'idea, se siete d'accordo, di raccogliere più domande. La domanda... Però pare di capire che non abbiano colto il senso della sua domanda. La domanda qual è al professore? Oh, all right, okay. If you prefer, we can collect some questions. Okay, yeah. Non so se il professore conosce il terrorismo rosso degli anni 70 in Italia. Nessuno ha mai pensato che la sinistra italiana e il Partito Comunista fosse un movimento terroristico. Nessuno pensa che l'Islam sia terroristico. Il professore ha fatto così. You know what it means in Italy. Yeah. So, cosa pensa lei di questo? Avvicinatevi pure. Prego. Buonasera, vorrei domandare come viene vissuto il significato di redenzione all'interno dell'Islam e le somiglianze ed eventuali differenze rispetto al cristianesimo.
Cominciamo con queste tre, sennò poi diventano troppi gli argomenti. Ok. Is it possible for you to answer one by one? Oh yes. Yeah. I will. To answer the first question about the suicide bombing operation. Well, I think the discussion about this action is gone into a theological discussion. And this is reducing the whole issue. Because we never ask ourselves, why someone is ready to die rather than to live? We never ask ourselves this question. We think that life is so cheap that some people are ready to die because they will have in the life after, you know, in paradise, beautiful girls, and all this kind of nonsense. If this is the case, we should have witnessed Muslims bombing all the time in history. It did not happen. It did not happen against the British occupation in Egypt or the Italian occupation in Libya. It did not happen. But we intend to forget the human aspect of the issue. When life is nothing, have you ever thought about that? But why a child, why a young man or a young woman is ready to die? Is it a conviction, a religious conviction, or useless life? Who did the life of those people useless, cheap? That death is better solution than being alive, is more integrity than being alive. We never think about this, because unfortunately, we are dragged to think everything in theological terms. This is my answer to the question. I don't celebrate people killing themselves. I don't rejoice. I deeply feel humiliated as a human being, not as an Arab, because some people there, they don't find the essential condition of a decent life. We always ask the victim why he is a victim. We don't ask the criminal why he is a criminal. This is our problem, not their problem. Dice che ridurre questo problema ad una discussione teologica è estremamente riduttivo. E ci si chiede perché uno è pronto a morire piuttosto che continuare a vivere, perché preferisce la soluzione della morte a quella di continuare a vivere. Allora dice, se fosse quella del paradiso, il paradiso musulmano è bellissimo, ci sono le belle ragazze, è tutto un posto fantastico, avremmo dovuto avere in tutta la storia musulmana attacchi suicidi a raffica. Invece non è stato così. Non è stato così, ad esempio, durante l'occupazione britannica in Egitto, non è stato così durante l'occupazione italiana in Libia, eccetera. E perché adesso invece succede? Sostanzialmente sostiene, dimentichiamo l'aspetto umano. Il fatto di perché queste persone, perché un ragazzo o un bambino, un giovane uomo preferisce morire per una causa piuttosto che continuare a vivere. È una situazione essenzialmente umana. Lui dice che non celebra, non inneggia questi suicidi, ma si sente umiliato come essere umano perché ci sono persone che si sentono in questa condizione, cioè di preferire la morte piuttosto che la vita. Sempre ci si chiede alle vittime perché sono vittime, ma non si considera mai, non si chiede mai al criminale perché è criminale. Non ci si chiede mai perché il criminale è criminale. Yeah, well, I think I would feel happy if some people would not consider Islam as a terrorist, as much as they didn't consider the left in the 70s action as a terrorist action. I will be very happy to know that some people at least don't believe that. But, you know, very recently
there was an article in the Dutch in newspaper. Someone from the Labour Party have written an article. He said the Quran is a very dangerous book, and we should issue a law that make the ownership of a copy of the Quran a crime. So now this person, who is a politician, is not talking about Islam, he's talking about the Quran itself as a crime. Well, I'm fully aware that not every person believe in that, but I'm talking about the dominant discourse about Islam, about Muslims, etc., etc. But I would really greet those people who make the differentiation between the action of some people and a great religion like Islam. No, semplicemente dice che la situazione del terrorismo di sinistra e quella dell'Islam attuale considerati come terrorismo, della sinistra considerata come terrorismo, lui dice che è contento se qualcuno non ritiene che l'Islam sia terrorismo, però dice anche che in Olanda recentemente è apparso un articolo che trattava del Corano, che definiva il Corano come un libro pericoloso e addirittura sosteneva che possedere una copia del Corano era un crimine. Allora lui dice che sicuramente tutte le persone, non tutti la penseranno in questo modo, ma è un po' il pensiero dominante di questo periodo. Yeah, about the third question, I mean this is it needs a lecture in itself about the similarity and the difference between Christianity and Islam, but I would like to be short as possible. We have to distinguish between the political relationship between the Islamic Empire and Christendom. This is a political relationship. On the level of theology, there are agreement about all the miraculous birth of Jesus, Virgin Mary, that Jesus has no father, the Jesus as the Word of God, the Spirit of God. All these are mentioned in the Quran and emphasized in the Quran in a very clear way. Even Mary occupy a very high position, Maryam, in the Quran. There is a big chapter in the Quran named Mary. So Maryam is very much venerated by both Muslims and Copts in Egypt and Christians in the Arab world. So this is the shared ground of Jesus as a very unique person. And this is the difference, human being. This is the difference between Islam and the established Christianity. Islam, as I said, came in a context in which polytheism was dominant. So I think Islam has historically to defend a very pure monotheism. One God with no partner, with no son, with no relative whatsoever. The Trinity, the God, the Father, and the Holy Spirit is not accepted in the Quran. We don't know for sure what kind of Christianity existed in Arabia. I mean, there is no such historical material about that. So one thing is non-negotiable about Jesus. Respected as a human being, prophet that received the message, that performed so many miracles. All the miracles in Matthew are incorporated in the Quran. Bringing the dead back to life, curing the disease, everything. But with only this difference that, yeah, he is human. Okay, son of Mary. This is his adjective. On the entire Quran, Jesus, son of Mary. This is the only difference I find. Well, the issue of crucifixion, which some Muslims believe that the Quran is denying crucifixion. I don't think the Quran is denying or approving crucifixion. The issue about crucifixion is mentioned in
in the context of a dispute against the Jews, not against the Christian. So this is not, has nothing to do with the Jews. The Quran is taking the side of the Christians against the Jews. And the Quran is cursing the Jews because they tell bad things about Mary. And they claimed they killed Jesus, etc., etc. Anyway, I don't have to go too deep into this issue. This is the difference. Okay, we don't have to solve it. We have to respect it. Okay, this is very, very important. I'm not telling that you, but we need to respect it in our society in Egypt. We have maybe 20 million Egyptian Copts. And we cannot really afford to have a conflict, a theological conflict, for some differences like this. The concept of redemption, the concept of the original sin does not exist in Islam. You can sin, but you can repent immediately, directly. You don't have to have a mediator. You don't have to go to confession into the church. It's you have a direct contact with the Lord, so you can make, you know, small sins, and you can repent. There are the gross sins, which is like the Ten Commandments in the Bible. So there is no concept of redemption as long as there is no concept of original sin. But anyway, the difference is, If you would like to have to be saved, okay, you have to follow the teaching of the Quran and the teaching of the Prophet, and this is the only way to salvation. While in Christianity, salvation is through Jesus. Again, I remind you, Jesus is the Word of God, the Logos, according to Christian theology. The Quran is the Logos, according to Islamic theology. So the conflict here is not very much about Muhammad and Jesus. it's about, you know, the Quran as the Word of God according to Muslim belief, and Jesus as the Word of God according to the Christian belief. So we all have to find salvation through the Word of God. In the case of Christianity, it's personified. In the case of Islam, it is linguistic. And this is the problem of explanation of the Quran and interpretation of the Quran, very much like the problem in the early church, whether Jesus is fully divine, fully human, half divine, half human. Very much a debate about the Quran, if it is only divine, only human, half human. This is a debate that existed and still exists in the Muslim world. Dice che innanzitutto bisognerebbe distinguere la situazione politica dell'impero islamico da quella invece in cui si è sviluppato il cristianesimo, ma restando su temi esclusivamente teologici, notiamo alcuni punti in comune, alcuni spazi abbastanza ampi in comune, ad esempio attraverso sulla figura della Vergine Maria e di Gesù, entrambe comprese e più volte citate e venerate nel Corano e nella traduzione musulmana. Ad esempio, Maria è venerata, specialmente in Egitto, ma in tutto il mondo musulmano, da musulmani e cristiani. Certo, l'Islam ha puntato su un monoteismo assoluto, un monoteismo puro, per cui non può essere accettato il concetto di Trinità. Gesù è un grande profeta venerato che ha compiuto molti miracoli. Tutti i miracoli, ad esempio, citati nel Vangelo di Matteo sono riportati nel Corano. Ma è umano, interamente umano, figlio di Maria, di Mariam. Spesso viene questa espressione, figlio di Maria, viene accostata nel Corano al nome di Gesù. Ad esempio la crocifissione, qualcuno dice che il Corano nega la crocifissione. Lui si sente di dire che non la nega e non la riconosce, in quanto considera questo punto, quello della crocifissione, solo in visione anti-ebraica.
Quindi per attaccare gli ebrei che hanno trattato male Maria, che hanno ucciso Gesù, eccetera, tutta questa tradizione. Non vuole entrare nello specifico, però la crocifissione non è un punto di disputa, in quanto non è quello il punto trattato nel Corano, ma è analizzato solo in visione anti-ebraica. Per quanto riguarda specificamente la domanda, precisa la domanda, la redenzione, il concetto di redenzione non è presente nell'Islam, in quanto non è presente il concetto di peccato originale. Quindi non può esserci in forma analoga a quella del cristianesimo anche nell'Islam. Ad esempio, uno può compiere un peccato, ovviamente un peccato di lieve entità, ed immediatamente riconciliarsi con Dio, senza mediatore. Non c'è il sacramento della confessione, non c'è bisogno di mediatore, ma il rapporto è diretto con Dio. Comunque, chi vuole essere salvato, chi mira alla salvezza, deve semplicemente seguire gli insegnamenti del Corano e del profeta. Il rapporto, le due figure di riferimento, non sono dunque Muhammad e Gesù, ma sono Gesù, portatore della parola di Dio, del Logos, secondo la teologia cristiana, e del Corano, che è parola di Dio. Tutti, sia cristiani che musulmani, devono, per arrivare alla salvezza, arrivare alla salvezza attraverso la parola di Dio, che per il cristianesimo è personificata in Gesù. Per l'Islam è identificata nel Corano, nel libro. Quindi è linguistica, dice una parola di Dio linguistica e l'altra una parola di Dio personificata. È così vero che il professor Abu Zeid ha passato tutti i suoi guai come professore di lingua e letteratura araba, non come teologo. Quindi tenete presente anche questa differenza. Prego, c'è possibilità di fare altre domande? Volevo chiedere se la sottomissione a cui è sottoposta la donna nella società islamica è fondata sul Corano o se invece è un aspetto, storico, e se è conciliabile, anche secondo le parole che lei ha detto, con la modernità. Grazie. Bene, ancora una seconda domanda. Una famosa lezione all'Università di Regensburg, tenuta dal Papa della Chiesa Cattolica, ha suscitato delle fortissime reazioni nel mondo islamico. Gentilmente la sua opinione. Oh, ok. What about you think about? All right, okay. Teocrazia e democrazia. Secondo me la vita di uno significa la morte dell'altro. Non vedo alternative. Fermo restando quello che pare che abbia detto Churchill, che non conosce il peggior sistema della democrazia, libera elezione, ad eccezione di tutte le altre. Seconda domanda, i candidati infedeli che possono diventare fedeli all'Islam. No? I miei antenati erano musulmani nel 700 in Ungheria e dal 1526 fino al 1700 la battaglia sotto le mura di Vienna, il paese mio e in 170 anni ha perso i 4/5 della popolazione e la libertà di scelta consisteva che prendevano tutti i bambini e li portavano via e venivano educati come futuri genisseri. Era il corpo d'armata più fedele e più fanatica per conquistare, cioè questo rispetto, no? E oggi se qualcuno osa rinnegare la sua fede, almeno così la prassi, non solo la teoria, è la pena di morte. Noi ospitiamo qui la pace, due famiglie musulmane, c'è una nonna che è venuta a trovare i figli e diceva la sua preghiera musulmana in arabo senza capire una parola, poi concludeva, non so se mi vedete, con questo gesto. E io ho chiesto che cosa significa
e lei mi ha detto: così sia tagliata la mia testa se abbandono la vera fede, che è quello del sottomessi del muslim. Ecco. Terza domanda. Il sì, sono breve. C'è, esiste un magistero per il Corano o tot capita tot sentenzia? Mentre si avvicina questo signore, le ricordo che anche nella Bibbia c'è scritto: se ti dimentico Gerusalemme, si inaridisca la mia destra. Prego. Noi viviamo in un paese cattolico e alla domenica la Chiesa si riempie, secondo me, del 10-15%. Scusi, l'ultima parte della domanda non era stata chiara, allora abbiamo dovuto recuperare. Viviamo in un paese cattolico in cui alla domenica il nostro tempio si riempie del 10-20%, posso sbagliare, della popolazione. Volevo semplicemente sapere qual è l'entità del problema, se c'è, della laicità, della non credenza nel mondo islamico. Secolarizzazione. Ci fermiamo un momento, lasciamo il tempo, ma è per non appesantire troppo la risposta e i traduttori. Please. Yeah, okay, the first question is about women and in the Quran. There are two dimensions in the Quran concerning women, like the two dimensions we find in the Gospel or in Saint Paul letters. On the level of what I call the vertical relationship, I mean the relationship between humans and the divine, there is absolute equality. There is no discrimination. Both are subject to the same treatment in the life after, in accordance with their action in this life. Believers, okay. But on the social life, on the social level, on the legal law, we could not, and this is the part that I call the second phase of Islam, we could not expect Islam in the 7th century to install equality as we understand it today. I mean, but there is some directions in the reading of the Quran that could lead to establishing equality. For example, women before Islam did not have any share in inheritance. They were given half share of male. Okay. So this was a progressive step. Okay. But it should not be the end. This is the direction, what I call the direction. The Quran is giving us the direction. There are other evidences. In the Prophet Muhammad behavior about polygamy, for example. Polygamy is not a genuine Islamic establishment. It was pre-Islamic institution. It was used in the Quran to solve certain social problems. The evidence for that Muhammad did not give his son-in-law permission to have a second wife beside his daughter. And Muhammad, in a very strong way, he said, no, no, no. So we have to presume that Muhammad was anti-Quran. Or Muhammad has better understood that it is not an obligation to have a second wife. So we have example, and now we have what they call Islamic feminism. Movement. Women, Muslim women, all over the world became engaged in the interpretation of the Quran, in the interpretation of tradition. I am one of the defender of women equality, gender equality in the Quran. We have to understand a lot of things. The nature of the language of the 7th century, the society in the 7th century, a society dominated by male, patriarchal society. The language of the Quran seemed to be very patriarchal. God is man in the Quran and the Bible. He is not female.
We need to break the gender of God, the divine. The divine is neither male or female. When in fact, we have to develop a negative theology that do not make any confirmation about what God, because any confirmation belongs to our language. And this is a dilemma. This is the what modern hermeneutics have taught us. So it is, there is a possibility. The fact that women are already getting more rights, and my wife is a university professor. So she is not staying at home with his scarf or with, you know, behind the wall. She is even stronger than me. I cannot make any decision. If I make any decision, I will expose myself to a lot of trouble. She's a very strong woman, and I like that. My wife was very strong. My mother was a very strong woman. So this is how women can get their own right. Women are getting more and more into the public sphere. They are university professors. They are ministers. We have already witnessed a president in Indonesia, a woman president in Indonesia, the heavy Islamic society. We need to change the law. We need to reinterpret the Quran, to return back, and this is why first, to the positive values of equality, including gender equality, equality between Muslims and non-Muslims, equality between the poor and the rich, all kind of equality that should be established in social life. Dice, per quanto riguarda la situazione femminile nel Corano, bisogna innanzitutto individuare due dimensioni, dette una verticale, che è quella del rapporto fra l'uomo e Dio, e in questo c'è uguaglianza assoluta fra l'uomo e la donna. Per quanto riguarda invece la vita sociale, quella di tutti i giorni, non ci potevamo aspettare dalla società del VII secolo una uguaglianza con un'attenzione ai valori come quella che possiamo intendere oggi. Per cui effettivamente non c'è un'uguaglianza come quella considerata nel mondo contemporaneo, ma ci sono delle indicazioni. Spesso il ruolo del Corano è quello di fornirci delle indicazioni, delle direzioni, che possano guidarci verso, in questo caso, e guidare i diritti delle donne nel mondo musulmano ad un avanzamento, ad un progresso. Ad esempio, a proposito della poligamia, dice che è innanzitutto un concetto ed una istituzione pre-islamica che è stata utilizzata nel Corano per risolvere alcune situazioni sociali, ma è tutt'altro che raccomandata. Il profeta stesso ripete più volte che non è necessario avere più di una moglie, anche in situazioni personali. E questo è molto importante, va precisato. Quindi anche se nel Corano non ci sono dichiaratamente ed evidentemente indicate, scritte, certe situazioni, si possono dedurre con una lettura adeguata delle direzioni per delle vie da intraprendere. Allora dice, il profeta non ha raccomandato, anzi ha sconsigliato la poligamia. Allora, o il profeta era contro il Corano o aveva capito meglio di tutti gli altri il messaggio di Dio. Magari prendiamo per la seconda, non so se. E, ad esempio, poi ha citato il femminismo islamico, il movimento del femminismo islamico, in cui gruppi di donne in tutto il mondo musulmano erano impegnate attivamente in una lettura critica nel senso, ok, chiaro, del termine, del testo coranico. Dio, ad esempio, Dio è maschio nel Corano? No, non è vero, non è maschio, non è nemmeno femmina. Molte di questi misunderstandings, di queste incomprensioni, vengono da problemi di linguaggio. Ad esempio, sua moglie, dice, è un professore universitario, non è che sta in casa dietro i fornelli tutto il giorno con il hijab, il foulard in testa, o addirittura con la faccia tutta coperta. Addirittura dice che è una donna molto forte e lui non prende mai nessuna decisione, anzi, se prende una decisione senza consultarla va incontro a guai seri. E dice che è una donna forte, sua madre era una donna forte e per questo a lui piace. Lui è un sostenitore di questa emancipazione femminile, di questa parità
di trattamento, di comportamento e anche del fatto che le donne partecipino attivamente alla vita pubblica e anche alle discussioni di tipo religioso. E per ritornare ad esempio in l'Indonesia, che è un paese musulmano, ha avuto un presidente donna. Ritornando sul discorso precedente, quello di ritornare, di reinterpretare il testo coranico per riportare in vigore quei 5 punti, quei 5 valori di cui abbiamo parlato prima, questo porterà nel futuro ad una uguaglianza sociale, ad esempio dice l'uguaglianza fra il ricco e il povero, l'uguaglianza di tipo sociale e anche l'uguaglianza fra i sessi. Dice che le donne hanno fatto passi avanti e la situazione femminile nell'Islam è in via di miglioramento. Vorrei ricordare, se posso, che nella Sunna, cioè nei detti attribuiti al profeta, non nel Corano, non so se sia autentico questo detto, però è significativo, anche se non fosse autentico, che qualcuno l'ha messo in bocca al profeta, e gli avrebbe affermato che il ripudio è la più odiosa a Dio tra le cose lecite. Andate a rileggervi il Vangelo, nel momento in cui Gesù dice che non si può ripudiare la moglie, che cosa rispondono? I santi apostoli. Se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. La mentalità del tempo. Well, I think I always, you know, right when I say questions are more important than any lecture. Well, thank you for your question about the Pope speech. Well, I am always against any kind of reaction, especially popular reaction. But I carefully read the speech of it. I mean the English translation. The English translation by the Church, by the Vatican, the English translation of this speech, and I was surprised. I am a scholar, and I think the Pope is a scholar. He is a theologian. So I was surprised that he did not know about a very, very gross tradition in Islam about rationalism. He did not know about Islamic philosophy. I don't think that he did not know. It's very hard to imagine such a remarkable position, a theologian, that he did not read in a textbook about the Islamic philosophy, something about Averroes, or about names like Farabi, Avicenna. So this was like a shock, and I was looking why he is quoting a 14th century emperor having a polemic debate with unknown person about Islam. I think this was a mistake, and a gross mistake. Because mistakes have the same weight according to the person who committed the mistake. If an ignorant person, okay, you can say, no, this is wrong. But with a responsible man in the world, I think this was a mistake. And it needed an apology. And this is courage. It's courage to apologize. We should not be ashamed to stand up and say, I'm sorry. Yeah, but all what have been said, it's, I'm sorry for the misunderstanding. I claim I did understand what he said. I fully understood. And it is not only against Islam, it's also against other Christianities, including Eastern Christianity, Protestantism. So in a way, it's a very, very exclusive discourse in a world which we all are in favor of, you know, fighting against this exclusivism. We can criticize Enlightenment. We can criticize Kant. But we cannot ignore the fact
that without Kant and Descartes, without the rationality of the Enlightenment, with all its, you know, its downs, I mean, we have to look into the positive aspect as well as the negative aspect in order to be critical and to make certain progress. But he seemed to whip off everything and to connect to Christianity directly to the Greek, Roman, I think, I mean, historically speaking, this is also not the right approach to speak about how Christianity was connected. The world of Hellenism is the media in which Christianity and Islam and other tradition have melted together and exchanged views together. There is no excuse to say this was a lecture, because it was a lecture, academic lecture in an academia. It was not a public speech. So the absence of responsibility here is very, very, very obvious. And I'm sorry for that. I don't know if there were any advisors around him to provide him with this knowledge or not. I would, by the way, I would do the same thing. I would be very critical if someone in Islam, a Muslim thinker, who had committed a similar mistake talking about Christianity or about Judaism or about any religion of the world. Scholars should stick to the scholarship that has been done, should be very precise as much as they can, and when they make unexpected mistake, they should always say, this was a mistake. Otherwise, we would never have a way to develop our knowledge. A proposito della lezione di Ratisbona, dice che ne ha letta la traduzione inglese, ma quella ufficiale del Vaticano, quindi ha avuto, diciamo, accesso alla fonte. Si è stupito, è rimasto sorpreso che il Papa, che è uno studioso come lui, non conoscesse il razionalismo nell'Islam, l'importanza della corrente del pensiero razionalista nell'Islam. E dice, è possibile che il Papa non avesse letto queste altissime figure della filosofia islamica come Averroè, Al-Farabi o Avicenna? Dice che è andato a citare un imperatore di 14 secoli fa che ha un dibattito con del XIV secolo. Questi sono gli appunti e anche un po' tardi, ma nel XIV secolo, che in un dibattito con uno musulmano sconosciuto. Questo è stato un errore che giustamente meritava delle scuse. Non dobbiamo mai vergognarci di chiedere scusa. Questo è stato un errore non nei confronti soltanto dei musulmani e dell'Islam, ma anche verso gli altri cristiani, ad esempio il cristianesimo orientale o anche verso i protestanti. Dice che si può criticare Kant, Cartesio, si può criticare l'illuminismo, ma non si può negare l'importanza che abbiano avuto nel progresso del pensiero. Allo stesso modo anche collegare direttamente il cristianesimo con la cultura e la tradizione greca e romana non è il massimo dell'approccio, della correttezza dell'approccio. Sottolinea poi che si trattava di una lezione universitaria, non di una conferenza pubblica, e forse, dice, non è stato ben consigliato, dice, non sa se ci fossero dei collaboratori, dei consiglieri che potessero meglio indirizzarlo in questo tipo di ragionamento, fatto anche in un'aula universitaria. Nonostante questo, comunque dice che lui è critico anche con i musulmani, che parlano allo stesso modo del cristianesimo, ed è l'importanza della correttezza e del rigore scientifico. Dice che gli studiosi devono essere studiosi e cercare di essere il più possibile precisi e rigorosi nella loro professione. Nel caso in cui dovessero incappare in un errore involontario, non bisogna vergognarsi di alzarsi e dire ho sbagliato, questo è stato un errore. Yeah, for the different ways of explanation of interpretation of the Quran, it's true. We have diversity of interpretation. We have plurality of explanation, and this exists in the tradition of every holy scripture.
The history of the interpretation of the Quran of exegesis is a very long history. It's 15 centuries. And you have different theological perspective, different linguistic perspective, different political perspective. So we have a variety of interpretation, not only Shi'i interpretation and Sunni interpretation, but within both the Shi'i and the Sunni, we have diversity. This could be a sign of richness. If this kind of diversity is based on a thorough knowledge of what the Quran is, the history of the Quran, the structure of the Quran, that the necessity knowledge is achieved. And we, in this concept, this diversity should be celebrated. But if this understanding is based on nothing, but just, you know, the individual without applying any background knowledge about the Quran, is just reading the Quran and saying the Quran says, this is very dangerous. As it always very, very dangerous. Because any religious text could be manipulated and could be misused as much as any other book could be misinterpreted and misunderstood. What we witness in the modern Muslim world now is, there is no academic institutions in the Muslim world for the study of the Quran. I'm sorry to say that. We have schools, universities that teach the dogma, not teach how to study, what is the knowledge that is necessary for the study of the Quran. And this create this kind of dogmatic way of thinking that the Quran is the word of God, so every word has to be taken literally. But this is not the history of Quranic exegesis. It's a modern phenomena connected with no good education is provided, connected with the globalization of the satellites. We have now satellites all over the Arab world where everyone is expert. Everyone is expert, whether he has any background or don't have. So it became like a market. And when religion become something in the market, that's very, very dangerous. And we have to fight against that. So in briefly, there is a positive aspect to this diversity of interpretation. It gives people freedom to make a choice. But there is danger if this different opinion are based on no knowledge, just based on the emotional or the ideology of the interpreter. Fortunately, we don't have a church. And we should take the positive side of this. We don't have a higher authority to decide the meaning. Sometimes it seems a problem, but I don't think it is a problem. If we have high authority to decide the meaning of the Quran, you would never have met me. I would be somewhere under the earth. Okay. So I think I should celebrate this kind of space to present a different interpretation. But I am against any kind of ignorant statement, even if it is made by seemingly carrier of titles like doctor, because ignorance has nothing to do with what title you carry. It includes if you are able to attain knowledge or not. And knowledge is not limited to people who are sitting in the classroom or spending times in offices. I think some people have knowledge even though they don't have the certificate of knowledge.
Si dice che le sacre scritture, comunque tutte le sacre scritture, sono delle diverse religioni, si espongono alle diverse interpretazioni. Anche per quanto riguarda il Corano, in generale l'idea di avere differenti interpretazioni e differenti letture è un segnale di ricchezza. Però questo è un segnale di ricchezza quando queste diverse interpretazioni hanno basi solide di conoscenza e quando sia la metodologia in cui si indaga il Corano, sia la conoscenza dal punto di vista anche storico, sociale, tutto quello che c'è dietro il Corano è assodato, allora queste diventano opinioni ed interpretazioni che danno ricchezza alla Sacra Scrittura e danno ricchezza, danno segnale della ricchezza del Corano, altrimenti possono essere anche pericolose. Dice, quando questo tipo di interpretazioni vengono date senza conoscenza o sulla base della passione, dell'emozione o peggio dall'ideologia, possono essere pericolose. Ogni testo religioso può essere mal compreso e utilizzato, appunto perché testo sacro e religioso è utilizzato e quindi diventare pericoloso. Dice che nel mondo musulmano contemporaneo non ci sono scuole o università o istituzioni in cui si insegni come studiare il Corano, qual è la conoscenza necessaria, prerequisita, diciamo, per poter studiare il Corano con profitto. Dice che viene insegnato il dogma, ma non viene insegnato il modo in cui studiare il Corano e la metodologia necessaria. Questa è una mancanza grave in un mondo in cui, grazie ai mezzi di comunicazione di ultima generazione, tutti diventano esperti, tutti possono esprimere pareri, non necessariamente avendo le basi e la conoscenza necessaria per farlo. Una conoscenza che non significa avere i titoli, nel senso spesso uno diventa esperto in base al titolo che ha davanti al proprio nome, dice dottore, professore, eccetera. Lui dice che la conoscenza non ha alcun collegamento con il titolo che si possiede, la conoscenza non si ottiene solamente stando in classe o in un ufficio. Lui conosce persone coltissime che non hanno il certificato, non hanno il diploma o non hanno il pezzo di carta che lo attesta ufficialmente. Dice nel mondo musulmano fortunatamente non abbiamo una chiesa, non abbiamo un'autorità sopra che decida ed esprima quale sia l'interpretazione corretta del Corano, altrimenti dice io non sarei qui ma sarei probabilmente sottoterra da qualche parte. E poi questo fatto di non avere un'autorità superiore è spesso visto come un problema, ad esempio nel dialogo, ma in questo frangente non è un problema, perché dà anche la possibilità della ricchezza delle diverse interpretazioni. A proposito dell'ignoranza, ricordo un bellissimo aneddoto riportato dal Masnawi di Jalal ad-Din Rumi, grande mistico musulmano, in cui si parla di Gesù. Gesù incontrava ciechi e li guariva, incontrava sordi e li guariva, vedeva morti e li risuscitava, ma quando incontrò uno stupido scappò a gambe levate. Well, okay. I mean, it's very hard. I mean, I understand that it is possible in the world of Christianity to have statics, because you have the concept of a congregation. Every church has its own congregation. There is a structure, and people are connected to this church, so you can easily find out. In Islam, you are not connected to a specific mosque. You can go to any mosque. You can go to no mosque. You can pray at home, alone. So this is the collective prayer and the individual prayer. If you are a very busy person like myself, you can pray all the time at home. You don't have to go to the mosque. You have to go to the mosque on Friday, because this is a collective prayer. But if you have also a very urgent need, if I have a lecture on Friday, what shall I do? So I can also make it as a regular pray at home. This is the other aspect. So there is no congregation to every mosque. Maybe you find here Muslim in Italy, for example, they are connected to mosques, but not in congregation level. They are connected to Egyptian mosques. Egyptian go to Egyptian preacher. Moroccan go to Moroccan. Turkish go to Turkish. Okay. So it's based on national identity rather on congregational identity. Yes, in the Arab world, in the Muslim world, there have been always heretics, atheists, even publishing books. Why I am an atheist?
And the response was, why I am a Muslim. And if you know Ibn al-Warraq, well, he's using not his real name, but some people don't use their real name to make their books attractive. Well, of course, in some Arabic Muslim society, it's very dangerous to say I am an atheist. In Saudi Arabia, it is impossible because the concept of the other in the Gulf in general is the foreigner. It's not like Egypt. The other is Egyptian. He's a Christian Egyptian. So it's very hard to build on statics. It's very hard to pronounce your own conviction unless you have the courage. Because individualism and freedom of individual expression is not yet established in the majority of the Muslim world for the lack of freedom of democracy. And this is a fact on the ground. Nevertheless, there are some unbelievers. In Iraq, for example, there are a lot of, you know, different religious groups living together, a mosaic of religious mosaic that existed in Iraq and in Syria and everywhere. But we don't have statics because we don't have registration in mosques. So there's no need to make any statics. People seem to be very religious, seem. And I emphasize, seem to be very religious. But like all human beings in the world, they would like to escape the obligation sometimes. Okay, they would like to make some, you know, some sins. And my message always to Muslim, it's good to have some sins sometime. It's not bad. If you live as a Muslim for 24 hours, it's boring. God will be bored from you. But if you make some sin and then repent, you give the divine the chance to be forgiven. Why don't you give the divine the chance to forgive you? Otherwise, you will, you know, strip him or her or it from one of his beautiful names, the Merciful. Well, sometime people would laugh like you did now. In Indonesia, for example, they laugh when I tell them. But I think if I say this in the Arab world, I would be shot dead immediately. So we have diversity. That's why in Indonesia I coined this concept, the smiling Islam, as opposed to the groaning Islam, the very angry Islam you see in why are you angry from the world? Why don't you smile? It is not against your faith to smile, to make jokes, to laugh. And you know about the story of the name of the rose. This is part of laughter as a sin. It exists in every culture, in every tradition, that laughing is a sin. I think now in the modern world we should know laughing is very healthy. It's good to your heart to laugh. It's not against the divine. If you are happy, if you dance sometimes, if you sing, this is also part of the rejoicement of religiosity that we should all. I'm not interested really in how many people go to the mosque or the millions of people that go to Mecca every year. I am more interested on the ethics that motivate the behavior of those people than the formal performance of what they think the religious beauty. Well, thank you very much. You the last question, I promised, okay. But the last one, because è piuttosto tardi. Il professore domani ha impegni a Milano, uno dei traduttori ritornerà adesso a Piacenza, quindi chi vuole fermarsi per salutarlo va bene, ma l'ultima domanda, scusatemi. If I can translate the answer, last answer. Oh, yeah, translate it. No, dice un discorso abbastanza ampio, comunque incomincia.
dicendo che nel mondo islamico il concetto di moschea è parecchio diverso da quello di parrocchia, nel senso che non c'è l'idea di comunità nel senso di congregazione. Al venerdì si può, diciamo, è raccomandabile andare a pregare in moschea perché è la preghiera comunitaria, la preghiera del mezzogiorno del venerdì. Però ad esempio lui dice: se io ho una lezione il venerdì a mezzogiorno, cosa faccio? Non faccio la lezione per andare in moschea, non ha senso. Quindi ognuno va nella moschea che preferisce, o può non andare in moschea, pregare a casa da solo. Lui dice ad esempio: la mia professione mi impone di pregare praticamente sempre da solo a casa, perché non ho tempo di frequentare le moschee. E dice che tante volte, ad esempio, poi invece in Occidente è un po' diverso, perché sembra che gli egiziani vadano ad esempio nelle moschee egiziane, i marocchini nelle moschee marocchine, ma si tratta più di una affinità nazionale e culturale che non ha nulla di religioso. Si va lì perché ci sono i connazionali e basta. Talvolta è difficile esprimere la propria opinione, specialmente se è un'opinione forte in argomento religioso. Ad esempio, dire io sono ateo, in certi paesi non è possibile pubblicare qualcosa dicendo io sono ateo, ad esempio in Arabia Saudita, per cui si tende ad utilizzare nomi falsi, a usare un po' degli escamotage per riuscire ad esprimere le proprie convinzioni religiose. In Iraq, ad esempio, c'è un mosaico di diverse sfumature religiose, di diverse fazioni religiose. Poi un'affermazione molto forte, molto interessante, dice che non è sempre male fare qualche peccato. Vivere da musulmano perfetto per 24 ore è profondamente noioso, 24 ore su 24. Dice: Dio poi si stufa, si stanca di avere questa perfezione sempre. Allora bisogna dargli la possibilità di essere colui che perdona, per cui bisogna fare qualche piccolo peccato, poi pentirsi subito, così lui può esercitare la sua attività di perdonatore, di colui che perdona. Lui promuove un Islam sorridente, cioè di un musulmano contento. Ridere, essere felici, godere pienamente della propria vita di musulmano è bene per l'Islam. Lui oppone questo suo Islam sorridente all'Islam triste, serioso ed arrabbiato. Ridere non è un peccato, non è mai stato un peccato. Se io dice ogni tanto anche canto e ballo perché sono contento, non è male. Dio è felice se io sono contento e felice della mia vita. Ridere non è un peccato, ma è salutare, fa bene anche per il cuore. Conclude dicendo che lui preferisce considerare, dice, non gli interessa quanta gente va in moschea ogni giorno, quanti musulmani vanno a fare il pellegrinaggio ogni anno alla Mecca, è molto più interessato all'etica, all'aspetto del comportamento, della morale e dell'etica, che non a questo che rischia di essere soltanto di facciata. Mi è concesso un brevissimo peccato. Buonasera prima di tutto. Ringrazio prima di tutto la direzione che è stata dietro a questo grande avvenimento, secondo me, e che lo trovo quasi almeno quest'anno l'unico punto di incontro tra questa comunità musulmana a questa elite. Posso risparmiarla anche la traduzione dopo, se parlo in fretta. Questo, come lo vedo, è un discorso, quasi direi farei un rimprovero, perché resta un dialogo di elite, nel senso che c'è una comunità qua che vive, ma c'è solo la sua ombra, Niente, questo è il primo. Di secondo, rappresento tutta la mia consolidarità con il dottor Hamid Nasrabouzid, con tutto quello che ho subito a causa del suo libro Vomnas, con la quale che mi ha spinto quasi, non quasi, è stato lui dietro di me a spingermi di, purtroppo che avevo lasciato questa università, ma è stata la spinta di farmi scegliere letteratura e dopo linguistica, che purtroppo l'ho lasciata, purtroppo problemi economici, come si sa, faccio l'operaio e che devo alzarmi alle 5, questo è un altro discorso, va bene. Niente. Ma io, quando sono
l'ho visto per caso nel giornale con un piccolo articolo, perché si tratta di una cosa culturale ma non dello sport o di pubblicità o non so di cosa è. Perché le cose che riguardano la cultura sempre sono piccoli o quasi eliminate, niente. Stavo dicendo riguardo a questa riunione, conferenza dell'Islam e modernità, avevo aspettato che sia un ripasso almeno da Mohammed Abdo al Kawakibi al Afghani, così si capisce il contesto storico di questo fenomeno, perché si parla da un punto di partenza, si fa un salto di 14 secoli e si arriva al 2007. Bisogna capire questo. Di secondo, lei, dottor Hamid Nasrabusid, ha citato parecchi punti di cui non condivido tutti i punti. Peccato che sia in italiano, sarebbe stato molto in arabo, ma per rispetto al pubblico, provo di portare i miei pensieri. È il primo incontro che facciamo su questi temi, ci dia un po' di... Spero che sia possibilità primo, di migliorare, primo di una serie. La lacuna per costruire un ponte. Io non chiedo tanto calma al Ustad bil'arabi. No, perché non voglio trattenere troppo le persone. Se uno ti balla davanti a un cieco. No, però mi intendete meglio forse in arabo. Niente, ha parlato, io condivido nel suo libro, Fons, strumenti per capire e analizzare il testo Ms, il Corano Sunna, perché bisogna fare capire anche questo, anche se è un po' complicato, molto linguistico, bisogna capire che le regole che sono state messe 14 secoli fa, come diceva il suo libro, bisogna ammodernizzarli. Il testo resta sempre, ma il modo di capire questo testo bisogna cambiare, non nel senso di capovolgere tutto, perché così ci troviamo davanti a un'altra religione. Ha citato riguardo la Maometto, anche che è una cosa che non capisco, in Italia proprio, un nome che si chiama Maomet diventa Maometto. Maomet e Maomet. Gabriele e Gabriele. Va bene, qui è la storia delle lingue. Entriamo in un campo. Io non sono riuscito mai a capire questo. Dopo glielo spiego. Due punti che ha citato il dottor Hamid Nasrabusid riguardo l'arrivo di Muhammad sallallahu alaihi wasallam come profeta, che non so se lui che ha detto questo o la traduzione, non sono riuscito a... non riesco, perché verrà a rispondere ancora dopo lui, che Mohammed non ha portato nessuna cosa nuova, nel senso... La nuova religione. Nuova religione. E questo io non lo condivido, perché se non avesse portato niente sarebbero questi musulmani cristiani. Se non avesse portato niente di nuovo. Maktub fil Quran. Sì, no, io in questo punto mi rivolgo al pubblico per fare capire. Poi vedo che dicendo che dava voce a tutta la comunità, nel senso che dà voce a una domanda per ciascuno. Adesso la pregherei di... No, ci sono delle idee rivolte al pubblico, perché... Ma guardi che il nostro... Il professore spiegherà che cosa intendeva dire, d'accordo, su questa non novità di Muhammad. Sì. Riguardo la guerra contro i suoi propri famiglia intorno a Mecca e Medina, bisogna spiegare le circostanze e così via, non un passo così. E riguardo l'ultimo punto dell'assemblaggio del Corano, come è stato, perché nella tradizione sempre, come ho capito, come se fossero qualche carta, sono messi insieme. E così la religione musulmana. E grazie. Grazie a lei. Yeah, but there's a point, one point I can. There's a point. But if it can be short. Yes, yeah, well. Everybody, and again, with the
deeper. Well, thank you. I recognized very easily that you are Moroccan. The way you twisted my name, because this is, you know, all my Moroccan friends call me Hamid Nasr instead of Nasr Hamid. But anyway, thank you very much. I'm very grateful of your, you know, trying to ascribe a lot of influence of my thought on you. I would like just to make comment on one point. That of course, in the early stage of Islam, of the Quran, there was no claim of anything new. But nevertheless, when the relationship between other communities started to have problems, then emerged the differences, whether theological differences or political differences. And I refer to the theological basic difference between Islam and Christianity concerning Jesus. So in the history of every religion, this is always the claim of nothing is new. It's a purification of old tradition. It's a continuation of the tradition. But at the end, nothing justifies a new religion unless it has its own specific differences with the earlier religion. Concerning the Islam and Judaism, there is nothing. There is no theological differences. There is no theological debate. All the debate in the Quran is a political debate. Not against Judaism, but against the Jews who were living with Muhammad, or against the Christian who came to Muhammad from Najran. The question now, shall we take what is mentioned in the Quran about the Jews and the Christian to be applied to all the Jews and all the Christians until now? Or shall we take them into the context and understand the historical conflict that happened? But definitely there are a lot of things which are new on the level of theology, on the level of legal legislation, but not on the level of the essential values that is beneath any theological affirmation or confirmation. And on this level, on this very deep level of value level that we should work out to unfold these values in the modern context in which we live. And this by way of contextualization, linguistic, very, very heavy linguistic analysis, stylistic analysis, all tools, modern tools of knowledge should be employed in understanding the Quran. At the end, differences are there. We are different. We should celebrate this difference instead of, you know, trying to demolish this difference. We are different, therefore we are able to communicate. If we are not different, how can we communicate? You don't communicate with yourself. You need others to communicate, and the other should be different. Maybe different gender, different color, different language, different culture, different religion, different ethnicity. All kind of difference is should be taken as a full richness of our humanity, which should not be reduced to any single identity. Well, I would like to end before I give you the floor to translation, because you really amazed me, not only the question you brought that will stimulate my work in the future, but it's very hot, and you are there. Thank you very much. I mean, you give my life a very full, rich meaning in this evening. And thanks for the people who organized the whole thing, for my friend who came all the way from Milano, and he's taking me to Milano tomorrow. This kind of communication, I don't think that I taught you a lot, but you taught me a lot. I mean,
in the way you gave questions, I would be working on these questions. So you give me a lot of work. Thank you very much. Velocemente la traduzione a quel ragazzo di prima dice: ho capito subito che sei marocchino perché mi hai chiamato Hamed Nasser invece di Nasser Hamed, e tutti i miei amici i marocchini mi chiamano così. Dice che effettivamente nella prima parte della rivelazione non c'era nulla di nuovo, con l'incontro con altre comunità hanno cominciato ad arrivare i problemi, e comunque non è un'esclusiva musulmana, tutte quelle che poi si sarebbero rivelate nuove religioni all'inizio non avevano intenzione di fondare una nuova religione, ma semplicemente di riformare, di continuare il messaggio divino, di far avanzare il messaggio di Dio agli uomini. Quindi nessuno si propone, nessuno di quelli che poi hanno effettivamente creato delle autentiche nuove religioni si è mai proposto come un innovatore, come l'inventore di una nuova religione. Ad esempio nel Corano si trovano dei riferimenti contro gli ebrei di Medina, contro gli ebrei di quelle comunità che effettivamente il profeta aveva incontrato. Espandere queste affermazioni avverse a queste tribù ebraiche, a tutto l'ebraismo e a tutti gli ebrei del mondo in ogni epoca, è un'opera che non è quello che il Corano vuole trasmettere, è un'azione che non è fedele al messaggio che il Corano vuole trasmettere con quelle affermazioni. Un'analisi linguistica moderna, con i moderni strumenti della teologia e con gli strumenti della teologia moderna, è necessaria per un'analisi matura del Corano oggi. Noi dice che effettivamente noi siamo diversi, tutti, ognuno è diverso, e questa è una ricchezza. Se noi dobbiamo comunicare con qualcuno, per comunicare abbiamo bisogno di un interlocutore, abbiamo bisogno di parlare con qualcuno e l'altro è diverso da me. Quindi dice, precisa, ribadisce che la differenza è una ricchezza. Conclude dicendo che lui vi ringrazia perché le vostre domande sono state molto interessanti e lui continuerà a lavorare sulle vostre domande, e hanno stimolato molto le sue riflessioni e il suo pensiero, ma non soltanto con le vostre domande ma anche con la vostra presenza. Voi l'avete proprio colpito profondamente, perché dice che è tardi, c'è molto caldo e siete ancora qua. Ringrazio ovviamente gli organizzatori della serata. Okay. Rodolfo Rossi, l'onore di chiudere. Una battuta soltanto, voglio ringraziare, abbiamo iniziato a scalfire gli stereotipi, continueremo. Un grazie al professore per averci dato questo senso della complessità della storia. Una battuta ancora, il professor Branca ha detto che gli abbiamo permesso di incontrare un amico e questa per noi è una gioia. Spero che abbia anche sia lui che il professor Abu Said incontrato nuovi amici. Questo è lo stile con cui abbiamo invitati, e un grazie anche al professor Abu Said per la franchezza con cui ha parlato. Solo gli amici possono parlare apertamente. Grazie a tutti voi.